Un luogo bello dove stare per chi ha maggiore bisogno di cura e di attenzione. Oggi completiamo un piano di interventi che è stato curato dal Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli per 1.200.000 euro. Interventi che hanno reso questa struttura funzionale e corrispondente alle esigenze dei senza fissa dimora della nostra città, attrezzando quindi non soltanto in modo più bello gli spazi per loro, ma soprattutto con nuove funzioni, funzioni come la lavanderia sociale, funzioni come spazi di socialità e attività anche di adeguamento della struttura per poter quindi dare più servizi al territorio e rispondere alle sempre più forti emergenze di natura sociale che vengono anche di questo tempo a diventare più forti a seguito dell'emergenza da coronavirus. Siamo tornati nel centro di prima accoglienza di Via De Blasis, l'ex dormitorio pubblico, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria nei locali dell'accoglienza e nella lavanderia sociale per il reinserimento lavorativo, finanziati con un investimento di oltre 1,5 milioni di euro grazie al piano operativo della città di Napoli, PON Metro 2014-2020, allo scopo di mitigare il forte disagio delle persone senza dimora, aumentando l'offerta di posti letto disponibili fino a 125 e mettendo a norma la struttura. Orgogliosa di come la città stia spendendo queste risorse e di come l'Europa ci stia guardando. La Commissione europea da poco è arrivata a Napoli e al Comitato di sorveglianza è stato proposto il centro di prima accoglienza di Napoli come una buona pratica europea ed è stata accettata. Quindi a suggello che la nostra convinzione non è lontana dalla realtà e quindi che effettivamente questo centro di prima accoglienza rappresenta una buona pratica per la città, per la Campania, per il Mezzogiorno e per l'Europa. Noi ci auguriamo innanzitutto che questo significhi che nella prossima programmazione l'Europa ci guardi con favore e che quindi aumenti anche l'importo destinato all'asse 3, ovvero all'asse delle politiche sociali in città. I lavori hanno coinvolto le strutture organizzative del Servizio Tecnico Patrimonio e delle politiche di coesione per i finanziamenti. Ed è in corso la gara per dotare questi spazi degli arredi, ovvero dei letti e di tutti quei suppellettili necessari per accogliere i senza fissa dimora della città. Qui convivono in modo armonico e simbolicamente soprattutto tanti soggetti e quindi formando una rete di partenariato pubblica e privata. Quindi innanzitutto vi lavorano ovviamente gli operatori del Comune di Napoli, ai quali va sempre il nostro ringraziamento per il lavoro continuo e la dedizione con la quale sono qui. Poi ci sono altri soggetti che vanno comunque ricordati perché comunque la struttura vive con loro. Sono i soci della cooperativa 25 giugno, i lavoratori della nostra partecipata Napoli Servizi, gli operatori dell'equipe sociale Gesco Camper, i volontari della Fondazione Massimo Leone e le suore poverelle, alle quali pure va il nostro ringraziamento perché si dedicano in particolare alla distribuzione e alla cura degli ospiti durante i pasti.